Amiche e amici dell'Almanacco e dell'Oroscopo, 30 marzo, ciao da Mauro, bentrovate e trovati San Guido Maria Conforti quest'oggi. Andiamo subito a vedere i compleanni. Grande Tracy Chapman, la cantautrice statunitense, è nata il 30 marzo del 64. Una cantante italiana, Paola Iezzi, è nata il 30 marzo del 74, parte del duo Canoro formato con la sua sorella Chiara. I 12 segni sono pronti, l'oroscopo c'è, prima il proverbio. Ci sono soltanto due uomini perfetti, uno è morto e l'altro non è mai nato. Ariete, giornata all'insegna dell'irrequietezza. Sbufferete, scalpiterete, sarete costantemente sotto pressione, senza capirne i motivi anche nei giorni a venire. Passerete da momenti di facili entusiasmi a momenti di crisi nera. Sarà importante a questo punto non porsi tante domande e accettarsi così. Attenti alla dieta. Toro, con un pizzico di malizia riuscirete a conquistare una persona influente che potrà sostenervi in un vostro progetto. Nel clima sereno della giornata potrete dare spazio anche ai vostri sentimenti, riallacciando rapporti che apparivano in crisi. Attenzione, nei prossimi giorni sono possibili gelosie. Gemelli, durante la settimana sarete in conflitto con voi stessi. Una parte di voi tenderà ad essere particolarmente seria e sarà alla ricerca di situazioni che portino una maggiore stabilità. Un'altra parte invece strizzerà l'occhio a tutto ciò che è gioco, divertimento. Cancro, questa settimana riuscirete a vedere i risultati per i quali avete tanto lavorato nei periodi precedenti. Otterrete grossi successi, sia nel lavoro sia nel campo dell'amore. Potrebbe nascere qualcosa di nuovo nel settore delle amicizie e degli hobby. Leone, qualche ruggito di scontentezza, amici leonini. Poche le cose che andranno come vi piacerebbe. Qualche inutile tormento che sarebbe invece il caso di ridimensionare. Ricordate che non sempre è possibile essere in prima linea e dominare sulle situazioni che vi coinvolgono. Questa sarà una lezione di vita. Vergine, approfittate di una settimana particolarmente felice per portare a termine, a cominciare da oggi, tutto ciò che avete ancora in sospeso. Anche nei rapporti con gli altri sarà il caso di usare la massima chiarezza e se ci fossero dubbi, parlatene apertamente, troverete soluzioni per ogni cosa. Bilancia. Questa settimana sarà opportuno evitare qualsiasi tipo di impegno o progetto a lunga scadenza. Cercate di tenere i piedi ben piantati per terra, perché potreste correre il rischio di prendere abbagli. Attenzione a pettegolezzi malevoli che potrebbero ferirvi profondamente. Scorpione, giornata tranquilla, a dire il vero forse anche troppo per i vostri gusti, ma riuscirete comunque a trovare motivi per movimentare la vostra giornata. Le occasioni non mancheranno di certo per gustare momenti di gioia e momenti di tormento, proprio come piace a voi. Sagittario, settimana nella quale vorreste fare tante cose, ma tutte sono in un modo o nell'altro piuttosto difficoltose. Ricordatevi che in questo periodo le influenze astrali parlano di cose davvero importanti per voi, quindi, da parte vostra, si rende necessaria una selezione dei vostri desideri. Capricorno, molta indecisione oggi e anche un po' di solitudine. Vi mancano la grinta e la determinazione che solitamente vi contraddistinguono. Ci sono, a dire il vero, buone occasioni, ma non vi sentirete nello spirito di affrontare cambiamenti. Avete bisogno di maggiore concentrazione. Acquario, desiderio di ribaltare con tutto ciò che è scontato. Non date retta agli impulsi che potrebbero farvi compiere azioni improvvise e senza alcuna validità. Cercate piuttosto di capire bene quali sono le cose da modificare e poi cominciate. Pesci, giornata all'insegna del buon umore. I pianeti a voi favorevoli porteranno novità in molti campi della vita. Potrebbero esservi offerte grosse responsabilità che potrete accettare tranquillamente in un periodo che è a voi tanto favorevole. Evitate di idealizzare una persona.